Bentornati, oggi parliamo dell'alimentazione in menopausa. Dunque, che cos'è la menopausa? Quali sono i sintomi? È davvero inevitabile ingrassare? Io seguo molte pazienti che affrontano questo periodo fisiologico, questo naturale periodo della vita e andiamo a creare quello che è una alimentazione equilibrata per affrontarlo nel migliore dei modi. Molte donne vivono male la menopausa come se si trovassero di fronte ad una malattia irreversibile. In realtà la menopausa è un momento fisiologico della vita della donna che coincide con il termine della sua fertilità. Alcune accusano dei disturbi per i quali esistono cure e rimedi utili a garantire loro una buona qualità di vita. Di solito la menopausa si verifica tra i 45 e i 55 anni, ma esistono anche dei casi precoci o tardivi. E già alcuni mesi prima della fine delle mestruazioni si osservano alterazioni del ciclo mestruale e quello che succede soprattutto è la diminuzione della quantità di estrogeni del sangue. La diminuzione degli estrogeni può provocare alcuni fastidiosi disturbi come le vampate di calore, sudorazione frequente, palpitazioni e tachicardia, anche sbalzi della pressione arteriosa, disturbi del sonno, secchezza e prurito vaginale e anche per esempio diminuzione del desiderio sessuale, il calo degli estrogeni e può avere come conseguenza anche la comparsa dell'osteoporosi e il rallentamento anche del metabolismo con il conseguente aumento di peso. E secondo i dati del Ministero della Salute più del 50% delle donne in menopausa aumenta di peso e la distribuzione di questo peso è particolare perché è una distribuzione soprattutto a livello addominale, a livello della circonferenza vita, quello che è chiamato appunto il grasso viscerale. Grasso viscerale che è più pericoloso poiché aumenta il rischio cardiovascolare, quindi è il grasso che si deve tenere sotto controllo, è la distribuzione a mela. Quindi quello che si può fare è soprattutto cercare di creare un'alimentazione specifica, andando a selezionare gli alimenti giusti, ma andando a creare anche le giuste combinazioni e associazioni, anche in termini di quantità, quindi andare a personalizzare le porzioni per affrontare questo momento della vita in modo eccellente, quindi cercando di arginare l'aumento di peso e facendo appunto rimanere il peso nel giusto range del normopeso. Quindi la corretta alimentazione anche, ne abbiamo parlato, lo sport e meno stress, anche la gestione dello stress è importante, più riposo, sono tutti elementi fondamentali per una donna che vive la menopausa. Quindi quello che faccio è proprio creare un piano nutrizionale personalizzato per questo obiettivo. Continua a seguirmi e visita il mio blog www.mangiasano.me dove puoi trovare tanti nuovi argomenti. A presto!